Ciao a tutti l'angolo di Minecraft con Camilla, sempre della Yogbox. Ho scoperto dove fare le statue indù. Dobbiamo andare nel villaggio, quello di fronte a noi, che sarebbero i camp. Dobbiamo trovare Kagar, come si chiama là? Kawar Kagar là. C'è diciamo, uno che crea le statue. E dobbiamo portare stone e sandstone, come se non le abbiamo mai portate, no? Io non ho portato soldi. Vabbè, vediamo prima cosa cercano. Se ce l'hanno già, la posso comprare. Io devo portare il materiale. Questo è l'altro villaggio. Buonasera, buonasera. Il problema di NCP è gli affici nel Minecraft. NCP. Quello non vale, però. Sono misti. Sì. È vero, mica me ne accorgo che i villaggi di NPC normali pure. Te l'ho detto, ma no. Buonasera, buonasera, buonasera. Questo pure è distribuito. Buona. Mi sono Qua la accoppiati, cassa mo di escono. NPC. Sto guardando. Questo è il campo, sicuramente. Infatti, quelli che dovevamo trovare all'inizio erano Ah, allora cosa che ragazzi. ci vede sul gambo? Sì. Ah, ma te lo di fame. Io devo capire come si fa la. Sarebbe il capo me la dà. Questo è qua, è esaurito. Mi serve il capo della. Che sarebbe questo qua, mi deve dare le statue in due. Come si chiama? No, questo è Gam, no. Guancagar, devo cercare. Lui mi può dare le statue, devo capire come si me le dà. Alla ricerca di questo. No. Questo è quello che fa i mattoni cotti come lo devo fare io. Sto fatto per troppo tempo pure io sta roba, ragazzi, vi capisco. Devo trovare questo quarka garka. Questi giocano. Non è che ancora devono costruire la costruzione del fabbro. Sicuramente devo capire quello che devono costruire. Vediamo. Mukia Kahar, casa del capo, no. Kisang, casa del contadino, no. Casa del contadino, casa del boscaiolo, casa del sacerdote, mi sa che la devono costruire. Locanda, piantagione di zucchero, fornace per battoni. Ma non c'è, lo dico io. Non sarebbe la casa del capo che devono fare. Dobbiamo fare le cose per queste, dobbiamo. Vabbè, dobbiamo fare le. Dobbiamo allargare i cicci qua, i mattoni di fango li stanno portando da solo. E i mattoni di fango non ne ho, come vedo se riesco a. Se riesco a recuperarne qualcuno dalla mia coltivazione me li porto, ragazzi. Dobbiamo fare così adesso per portare queste risorse a loro. Dobbiamo farle allargare. E poi farci creare, dobbiamo fare diciamo lo studio dello scultore, lo scultore mi deve fare le statue e poi dobbiamo portarle a questi qua. Ma però è una palla totale. Purtroppo non dobbiamo fare. Ah, meno male se. Ah, ne sono cotti alcuni, meno male, vai. 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7. Ok, ne volevano 7 e 7 ne ho presi. Parliamo da loro. Let's go, my friend, ok, va bene. Eh no, scusate, faccio queste voci, no, per provare il microfono, no. Grande vicino.
Buonasera. Sono Scorpions. Prego, dare me soldi, esperienza e tutto quello che avete. Bravi. Allora, ne ho le altre 7, ne sono bravo. E me l'ho portati. Non gliel'ho stato in dubbio. Stronza. Vediamo se loro possono darmi qualcosa. Io l'ho conosciuto. Finora hai rispettato le nostre tradizioni. Va bene. Ah. Volevo continuare la costruzione Gana Bagana aggiornamento. E sarebbe Gana Bagana? Cos'è sto Gana Bagana? Deve capire cosa è quello che dobbiamo costruire nuovo, perché sennò. Piantagione di zucchero, va bene. La devo costruire, devo fare giorno, non ho letto. I testificate se non c'hanno sto particiupoli. Andiamo con zucchero. La canna da zucchero dobbiamo prenderle per tante cose. Andiamo a casa. Voilà. Eccomi là, sto ingrassando come una porta. Dormiamo. Aspettiamo. Ho scoperto che la spada normale che ho comprato è ancora più forte e resistente alla spada di diamante, quindi è stato un grande acquisto. Scusate. E non solo. Se mi crafto un orologio e clicco col tasto destro con l'orologio in mano sul letto, posso scegliere a che ora, cioè a che ora svegliarmi della giornata, se a mezzogiorno, tipo prima che il sole tramonti, non adesso solo all'alba al tramonto posso dormire anche in altri momenti della giornata. Quindi quando avrò ancora più oro, me lo farò l'orologio per velocizzare alcune cose. Tipo per farmi i cubi di fango. Aspetteremo il giorno, cioè velocizzeremo sempre così così. Diciamo prima, che abbiamo meno tempo ad aspettare. Infatti, guardate quanto ci mette per dormire. Oh Madonna mia, questa moda è sfiziosa perché è come se dormite sul serio, cioè passa proprio realmente il tempo, non è che sbalza soltanto il sole e la luna come nel cartone normale, ma passa proprio il tempo, infatti vedete. Oddio, c'è il fantasma. Voilà, voilà, sta morendo, eccolo. Grazie. Andiamo. Il giorno 21, Godbox. Stiamo facendo bene. Stiamo andando molto bene, direi, senza too many items, ve lo assicuro, vedete? Io spingo adesso, vedete? Non esce niente. Non sono un tipo che in questi casi usa too many items perché non c'è sfizio. Non proverei sfizio, voglio superare me stesso con la Godbox. Quindi devo giocare per bene. Un'altra anche per farmi un let's play guida. Mi piace molto. Allora, porco Giuda, quanti mattoni di fango volete però si stronzi adesso, eh? Ciccia, ma cerchi troppo, ma veramente mi devi fare.
Un fesco c'ha, cazzo. 160 mattoni di fango. Sarebbe 160, sono due stack e mezzo. Quasi due stack, quasi tre stack di mattoni devo fare. Allora, facciamo una cosa. Visto che anche loro hanno la loro coltivazione. Sono tutti quanti marroni, stack e palle. Me li vado a fare io a sto punto, va. Però mi serve la dirt e la salvia. Non so se ne ho, devo andare a scavare. Prendiamo in dita e controlliamo. Se dovrò farne, ragazzi, sto come al solito, stoppo il video e riprenderemo quando ho il materiale. Scordiamo. Ciao. Andiamo a vedere a che punto stiamo. Mattoni cotti ce ne ho un po', ma questo non va bene. Ho solo due blocchi di... devo andare a scavare un po', ragazzi, devo andare. Una pala ce l'ho. In questo caso mi serve la... Boh. Comincerò con questa. E vediamo da farsi, va. Ragazzi, vado a scavare, stoppo il video, appena ho tutto riprenderò. Ragazzi, amici di Minecraft, siamo ritornati qua. È morta Camilla. Perché mentre stavo dormendo, si è spawnato un orco a fianco alla casa e mi ha distrutto anche la casa. Sono riuscito a salvare l'inventario, ma non Camilla. Camilla non c'è più. Quindi salutiamo Camilla. Ma meglio così, almeno rotto il cazzo. Ho portato già i primi bricchetti a loro. I bricchetti dovevamo portare, 160 là. Li ho fatti, li ho portati già, li ho venduti, ho posato i soldi. Andate a vedere, si stanno allargando. Siamo già al 26° giorno, quindi sono passati i giorni per prendere tutta la roba. E li stanno costruendo, questi bastardi. E devono fare la casa del ricottaro là, quello che fa le statue. E grazie a lui riesco a fare le statue, poi che devo andare a portare all'altro villaggio. Stanno seccando i blocchi, non me li prendete, vi spacco la faccia e mi vengo a prendere da voi, mi vengo a prendere, mi serve. Rompo il cazzo di farli sempre da me. Mi sa che ancora non hanno costruito la casa del fabbro, infatti. Vedete? Non è lui. Ho preso ancora, vabbè. Forse non sono ancora, devono costruire quella. E poi sì, è di questa cotta, è bianchissima. Eccolo qua, voglio il mattone cotto. Prendo 6 mattoni cotti. Mattone cotto, devo prendere i mattoni di fango che abbiamo venduto e cuocerli. Quindi, visto che erano già pronti qua, mi vado a prendere da loro già alcuni. Vado a prendere alcuni dei miei che sono rimasti, ne ho preso un casino. Anche questo va a rifare, non me li blocchi, vedete. E noi prendiamo blocchi d'acqua. Porto tutti i blocchi a casa. A me ne meta. Non griffa la casa. E questo va a vendere anche lei i blocchi. Spero che va a vendere anche lei, così almeno risparmio la fatica. Infatti consegnando risorse. Non sono pochi questi qua. Non manco qua l'apprezzo, quindi mi devo tornare a casa, devo mettere nella fornace e cuocerli. Non se ne escono altri, così me li piglio e me ne vado.
Almeno ne ho pigli 8. Vabbè, io faccio questi blocchi, li cuocio e alla prossima puntata, ragazzi, quando sarà tutto pronto.